appena chiuso i seggi, si vota lì. Siete andati voi a votare? Come no, ci mancherebbe. Io voto sempre, tutti gli anni. Io sempre voto, eh. Io so da Meloni, sempre Meloni. E lei? Sono di sinistra. Vince l'astensione in queste elezioni. Ho cercato di dire alla gente andata a votare, perché bisogna votare. Questa ha votato, vabbè, ma quella della sinistra parecchio non hanno votato, perché una volta si sono mischiati con i 5 Stelle, poi si sono inventate le sardine, insomma, avete fatto una confusione. Non mandava. Chi vogliamo, vogliamo, tanto è sempre la stessa cosa. O lei presidente di seggio? Sì. Purtroppo c'è stato un calo circa... manco il 30% arriviamo. Molti anziani sono venuti a votare, e pochi giovani, ma pochi niente. Io sono 7 anni che faccio questo mestiere e la prima volta che vedo una cosa... Cioè, un dato così basso di affluenza lei non l'aveva mai visto? Mai visto. Che vuol dire secondo lei? Vuol dire che è una lotteria, chi c'ha più punti ha vinto. Io sono stata sempre per il voto a sinistra, perché sono cresciuta in una famiglia che aveva queste idee. Il PD non mi dà più fiducia. Ha votato a destra? C'è un centro, con a malincuore, io lo dico, sono sincerissima, a malincuore. Però, cioè, non posso votare per gente che si combatte tra loro. Lei rappresentante di lista, quindi era il seggio, no? Cioè, ha visto quante persone vi sono arrivate? Su 1079 votanti, 103. 1045 votanti, 103. 900 votanti, 100 persone. 586 persone, 170. Niente. Niente. E questo è un rammarico per noi che veniamo dalla nostra storia di voto, di aver voluto il voto, di... Questa cosa per noi è molto triste. Poi questo è un quartiere estremamente popolare, per cui se a Tor Bella Monaca c'è già una disaffezione al voto, parliamo chiaramente, quando, come si dice, un quartiere più stai male e più ti allontani, ci saranno anche errori da parte nostra, forse non sappiamo comunicare bene. Io me li prendo tutti. Le colpe, se c'è questo, io come militante, come iscritta, me le posso prendere tutte. Però vorrei che si facesse una riflessione più profonda su quello che sono le periferie. Lo stato in cui ci troviamo, mondezza, spazzatura, come la vogliamo chiamare, rifiuti, ovunque ci giriamo, ecco. Vedete qua bombole abbandonate, c'è poltrona, tavolo, c'era uno specchio, gomma piuma, di qua ancora peggio, non c'è servizio di nulla. Quelle sono le palazzine delle proteste di Tor Sapienza. Esatto, sono le palazzine su cui ancora oggi si devono raccomandare per avere i termosifoni che funzionano, sulla sicurezza. La periferia è un punto, non mi stancherò mai di ripetere, è un punto geografico, non può essere indice di degrado e dove si viene a scaricare di più di quello che si può contenere. Questi municipi sono quelli che hanno votato di meno, perché? Promesse non mantenute, si può capire una campagna elettorale si dice un po' di più, ma qui hanno detto troppo secondo il mio avviso, e oggi c'è una disfatta allucinante. Di essere sincero, non ho votato. Perché, se posso chiedere? Perché manca proprio la fiducia nei politici. Purtroppo prometto, quando alla fine le cose sono sempre quelle che erano 40 anni fa, 30 anni fa e così via. Lei vive qui nelle palazzine popolari? Sì. Io ho sempre votato per il Partito Comunista Italiano quando si stava a Berlingue, perché io vengo da una famiglia di operai, quindi ancora credevo ai sindacati, facevo l'operaio, il fabbro. Mo hanno dato la pensione, da momento a me mi hanno dato 7 euro d'aumento, ma che volevo andare a votare? Quanto prende lei di pensione, se posso chiedere? Io prendo 850 euro. Poi è un conto quando sei giovane, c'hai fiducia, ci credi. Col voto mio speriamo che cambia qualcosa. Invece quando alla fine diventi vecchio, cambia niente.